Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianmarco Poletti, sono Product Manager TV di Samsung Electronics Italia. Sono qui per presentarvi la nuova gamma 2010 di TV. Samsung, come ogni anno, presenta anche per il 2010 una gamma molto molto ampia che comprende tutte e tre le tecnologie TV, quindi LED, LCD e plasma. La vera grande novità per quanto riguarda il 2010 sarà un ampliamento deciso da 3 a 7 serie per quanto riguarda la gamma LED. Sicuramente poi la grandissima novità è costituita dal 3D. Quest'anno avremo ben 3 serie, 3 di ready per quanto riguarda la tecnologia LED, una serie per quanto riguarda la gamma LCD ed una serie per quanto riguarda la gamma plasma. Quindi ampiezza di offerta a livello di gamma, quindi LED, LCD plasma, ma anche ampiezza di offerta a livello 3D, quindi tutte e tre le tecnologie. Allora, come funziona la tecnologia 3D? Essenzialmente la tecnologia 3D si basa sullo sdoppiamento dell'immagine, nel senso che il TV ricrea un'immagine per l'occhio destro e un'immagine per l'occhio sinistro, che viene filtrata attivamente dagli occhiali. Infatti con gli occhiali di tecnologia attiva 3D che cosa fanno? Interagiscono direttamente, in maniera diretta con il TV, filtrando l'immagine, nel senso che quando arriva l'immagine per l'occhio sinistro, l'occhiale chiude l'occhio destro e viceversa. Quando arriva l'immagine per l'occhio destro, l'occhiale chiude l'occhio sinistro, di modo tale che ogni occhio percepisce il frame corretto dedicato per lui. Questo che cosa permette di fare? Permette di ricreare questo effetto 3D che è il cervello umano che ricrea. Questo effetto di profondità viene ricreato dal cervello umano. Che cosa succede quando uno si porta a casa un TV 3D? Essenzialmente un TV 3D non è un TV diverso dagli altri, è un TV che ha qualcosa in più, cioè un TV che permette di vedere anche le trasmissioni stereoscopiche. In un momento come questo, in una fase di transizione in cui i TV sono pronti, ma i contenuti non ci sono, anche se diciamo, ce ne sono molto pochi, ma arriveranno molto molto in fretta, il grande vantaggio dei TV Samsung è quello di poter apprezzare la tecnologia 3D attraverso il sistema di conversione, cioè da 2D a 3D. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi segnale del digitale terrestre, Sky HD, Blu-ray, insomma qualsiasi sorgente, può essere convertita autonomamente dal TV da 2D a 3D. Questo in quali circostanze si apprezza? Soprattutto quando visualizziamo magari azioni o immagini in forte movimento, quindi una partita di calcio, un gran premio di Formula 1, film d'azione, quindi dove abbiamo bisogno che il grosso movimento crei anche questo effetto di profondità e, come dire, abbiamo bisogno che le immagini ci vengano un po' incontro. Questo è sicuramente il modo migliore per apprezzare anche la conversione 2D-3D. La differenza tra 3D e conversione 2D-3D è che per vedere un contenuto 3D in questo momento serve tutto 3D, quindi un TV 3D, un Blu-ray 3D, quindi una sorgente 3D e degli occhiali 3D attivi. Per quanto riguarda invece la conversione, è sufficiente avere il TV e un paio di occhiali, in quanto la conversione la effettua direttamente il processore del TV.